patto della Tradeco e quello che è successo, praticamente io ho evidenziato quello che è stata l'audizione, la dichiarazione fornita dalla Procuratore della Repubblica, in cui ha chiaramente detto che è stato concesso a questa azienda di fare dei cambiamenti fondamentali rispetto al capitolato. Questo ha prodotto un illecito, secondo lui, un illecito guadagno di 3 milioni e 300 mila euro. Questo calcolo l'ha fatto la finanza. L'assessore l'ha messo in dubbio, come dire, l'ha trattato con sufficienza, come se a fare questo conteggio fossi stato io o un mio collega. Questo è stata una inchiesta, un'indagine fatta dalla Guardia di Finanza, che ha accertato questi dati ed ha certificato, tramite il procuratore capo della Repubblica, il mancato investimento da parte della Tradeco di 3 milioni e 300 mila euro. Vuol dire un illecito guadagno su quelli che dovevano essere i suoi investimenti che non sono stati fatti. Primo. Per quanto riguarda invece la parte dell'autore che sottolineo, allora io ho citato esattamente quello che ha detto il sindaco un anno fa, andando in vacanza in America. Ha detto: se non siamo capaci di sistemare nuovi operai, possiamo andarcene tutti a casa. Io ho detto: il portone è molto grande, andate via, accomodatevi fuori, perché questa è la vostra strada. Se non siete in grado di garantire questo, a fronte di una lettera dell'ispettore del lavoro che dice che questi lavoratori vanno assunti assolutamente dalla Tradeco, perché noi col canone che paghiamo la Tradeco paghiamo anche il loro lavoro. Noi paghiamo 156 lavoratori, compresi i 14 della Tradeco. Non è possibile che le risposte che ci vengono date continuano ancora a giocarci di sopra. Questi lavoratori sono allo stremo delle loro possibilità, non hanno più neanche la disoccupazione, è finita anche quella. Cosa danno a mangiare i loro figli? Qua c'è una lettera che è stata tenuta nascosta per 2 mesi e mezzo, perché è arrivata datata 12 dicembre, e questa lettera qua si è stata tirata fuori perché sottoscritto ha sollecitato questa lettera per avuto segnalazioni e noi sono mossi. Però adesso cosa hanno fatto? Hanno consultato un avvocato amico, adesso hanno perso tempo, continueranno a perdere tempo perché adesso hanno un incontro con un giudice valorista, cosa gli può dire di quello che gli dice l'ispettore del lavoro? Che dice esattamente questo: i lavoratori della ex Ottagono vanno insulti e loro stanno cincischiando, stanno perdendo tempo e intanto questi muoiono di fame.